Vittoria doveva essere, vittoria è stata del Fano sul Casoli, che quindi lo supera in classifica e si invola a 26 punti, ma non è stato veramente facile perché il Casoli si è comunque confermata una squadra arcigna e molto ben messa in campo, nonostante le assenze di Priore e Pulcini per squalifica. Anche il Fano comunque recupera i suoi uomini migliori solamente all'ultimo momento. Marchetti, Bartolini e Ionni sono in campo, ma non sono al top della condizione. Scoponi entrerà poi nel secondo tempo, ma dovrà poi ben presto abbandonare il campo. Gara dalle emozioni con il contagocce. Fanno che si rivisita secondo il solito 4-4-2 con Ferrari tra le palle, Misin e Amaranti a spingere sulle corsie, Ferrucci e Santini centrale, a centrocampo Barbieri, Ionni, Marchetti e Pentucci a comporre il quartetto di punta, Bartolini e Chiarabini. Risponde il Casoli secondo il dogma del 4-2-3-1 con Maraglino tra i pali, difesa a 4 da destra a sinistra formata da Di Chiara, di Giuseppe, Cossu e Romano. A centrocampo Gangé e Amoruso, Frangifudi centrali, quindi Perotta e Savi a spingere sulle fasce, Ferraioli in appoggio all'ex Chicco, disinnescato da Santini. Per quanto riguarda la cronaca, poche le emozioni nel primo tempo. Al 14° Barbieri lanciato sulla destra, prova a pescare il jolly dopo il gran gol di Vastro. La palla termina a lato di un soffio. Casoli è tutto nel colpo di testa di Savi al 40° da un calcio di punizione generato da sinistra. Ferrari è attento nella ripresa, subito il gol che decide la partita, un'apertura di Chiarabini che vede Pentucci, entra in area e fulmina l'incolpevole Maraglino. È il gol partita, poi il Casoli ci proverà con tanto nervosismo, tanta aggressività e lanci lunghi verso Chicco e Iannini, ma soltanto al 15° con Chicco, bravo Ferrari, e al 30° Savi tirare a lato da posizione favorevole, non riesce a pungere e soltanto quando il Fano disimpegna male al 48° con Grieco che crossa dalla destra, creando solamente un po' di panico ai 1.700 tifosi granata, anche oggi a corsi numerosi. Finisce con il tripudio, il Fano vince in maniera meritata, Ionni e Santini in una situazione particolare, bravo anche Misin, e come non dare la palma a Pentucci, autore del gol partita.